Siamo con Claudio Albertone, parliamo del Milano The Cage, il prossimo evento che farà sicuramente molto scalpore. Stiamo aspettando la scaletta, il matchmaking, ci sono tante belle novità, mi hai detto Claudio. Sì, allora, ciao Mauro, sì, questa edizione, quarta edizione del Milano The Cage sarà assolutamente imperdibile perché faremo il primo open weight in assoluto mai fatto in Italia e posso già confermare la presenza di Santi contro Minonzio. Quindi Minonzio si presenterà sul match storico, via. Sì, sui suoi 96 standard e Marco salirà di categoria fra gli 84. Quindi solo questo è un match a non perdere. Già solo questo match vale il biglietto, diciamo. A quanto pare, me lo dicono in tanti, probabilmente sarà anche così. E poi sto aspettando la risposta di la conferma più che la risposta di Massimo Rizzoli per la rivincita con Christian Binda. Quello sarebbe un altro bellissimo un match. Un altro bel match, ma pare proprio che mi dia l'ok. Era soltanto una questione di dettagli. Sì, di dettagli. Senti, invece domenica c'è stata una bellissima manifestazione, Fast and Furious, grandissimo successo, un altissimo numero di atleti, e qual è la formula? È il format che proponiamo adesso, gabbia ring e quattro tatami, perché abbiamo anche tra la nostra grande famiglia il Brazilian Jiu-Jitsu, quindi due tatami vengono utilizzati appunto per il torneo di Brazilian, un tatami lo utilizziamo per il light e un tatami di riserva lo utilizziamo per l'MMA, anche se li facciamo combattere in gabbia, per il grappling. Quindi comunque i numeri degli atleti stanno crescendo in modo veramente sì, rapido. Siamo stati soddisfatti perché abbiamo avuto 270 iscrizioni e circa 20 match a contatto pieno. Quindi la formula della domenica pomeriggio è un grande domenica pomeriggio, sì, è sempre stata fatta così, però la formula nuova è che facciamo un sacrificio e montiamo anche la gabbia. Quindi abbiamo la gabbia 10x10 e vogliamo che sia un pochino di un patrimonio per tutti e anche per i ragazzi che fanno i live. Senti, due informazioni ancora su Milano in the Cage. Data, location e come recuperare i biglietti? Allora, abbiamo spostato dal solito palazzetto, comunque molto, molto bello, ma decisamente un pochino scomodo, che era il Palasesto, per andare al Palabismara, che è un palazzetto già utilizzato appunto per Fast and Furious, è a Milano e mi sembra giusto Milano The Cage sia proprio come location sia un palazzetto di Milano. I biglietti verranno emessi in prevendita, adesso ci stiamo lavorando sopra e la fight card è quasi completa, stiamo aspettando semplicemente alcune conferme, però ci sono oltre questi due match importanti i nostri professionisti che combatteranno con due spagnoli del team di Cinto Mordiglio. Il nostro Saroni farà con un brasiliano, quindi Amedoschi stiamo cercando di l'atleta, ma probabilmente farà con un atleta di Santi, quindi una fight card direi assolutamente spaziale. Allora, grazie a Claudio Alberton e invitiamo tutti a non perdere Milano The Cage. Vi aspettiamo al Milano The Cage, penso sia, a detta di tanti, il più bel galà di MMA proposto in Italia. Grazie.